e via al processo del lunedì con Carmelo Bene, che questa sera è qui in veste di giornalista in rappresentanza del Messaggero. Di cui è collaboratore fisso per lo sport. Bene, andiamo per ordine e occupiamoci subito della Serie B. Carmelo Bene, il collega Carmelo Bene, non è un biologo, cioè un esperto della Serie B, però qualcosa può dirci. Ti chiedo una comparazione, diciamo, di carattere teatrale. Che cos'è la Serie B? Avanspettacolo, avanguardia, teatro tenda, che cos'è dal tuo punto di vista? Ma mi pare la situazione della Serie B sia un po' tragicomica. Tragicomica perché, anzitutto, io sognerei un campionato di Serie A a 20 squadre, intanto. E questo non ci permette di vedere, di fare spettacolo in Serie B. Quanto le squadre retrocesse, quando si chiamano Lazio, si chiamino Milan, sono già due squadre di Serie A, militano in B. Basta avere un organico, nell'organico 4 o 5 fuori classe, e in B il gioco è fatto. Si pensa al Milan che tra i giovanissimi ha almeno 5 o 6 promesse a livello nazionale. Battistini, Tassotti, Evani, Incocciati, manca anche Serena, ecco, Dulcis in fondo. Non si può più giocare, il campionato di B è così, è spacciato, e quindi lo trovo del tutto inutile. Così anche per la Lazio, qui abbiamo D'Amico, e poi c'è Manfredonia, Podavini, Giordano, lo stesso Orsi, è stato un portiere formidabile. Per quanto la Lazio possa anche giocare male, possono anche giocare malissimo e i giochi sono fatti. Rimane un terzo posto, cioè la terza squadra dalla B dovrebbe montare in A, e forse questo può essere il Como, il Catania, la Cavese, io credo il Como, ecco. Ma quindi non c'è Serie B, finché davvero la Serie A non comincerà a sbracciarsi e a faticare. Bene, siamo già arrivati addirittura ai pronostici, visto che ti avvicino sentiamo subito Costantino Rozzi, che è un grande esperto di salite e di discese. Costantino, è più facile andare su o più facile restare? Innanzitutto in Serie B non ne voglio parlare scaramanticamente, ma allora, anche perché ci stiamo vicini e voglio non toccarli. Rozzi, mi scusi, lei è molto carino stasera, però quando lei dice non voglio parlare di Serie B equivale a dire non voglio parlare di calcio italiano. Però il fatto, per esempio, lei ha detto una grossa verità, per esempio un campionato di Serie A, non dico a 20 squadre, ma comunque a 18 squadre. A 18 squadre, perché è importante che il campionato italiano venga organizzato, deve partire nello stesso momento, finire nello stesso periodo. Per esempio noi, il grande dramma della Serie A di provincia, noi finiamo adesso il campionato il 15 di maggio, dal 15 maggio fino al 30 giugno, non sappiamo cosa far fare a questi atleti. Cioè, a parte gli incassi, la mancanza di forma, anche perché chi ha le coppe internazionali, ma chi non ha le coppe internazionali, poi in Italia ce n'ha uno o due squadre, no? Invece quello che è importante è fare un campionato equilibrato, in modo che, salvo la Serie A con la nazionale, che potrebbero un po' organizzare il calendario in maniera da non creare questi squilibri, potremmo avere un effettivo annata calcistica, perché sennò adesso non ne voglio parlare più, se no ci allunghiamo fuori tema, non voglio. Però vorrei concludere così, dicendo appunto che intendevo dire è tutto il calcio italiano, sia A, sia B, sia quarta serie, sia C, sia nazionale, per me è tutta Serie B. Ecco, come nel senso migliore della Serie B, sono dei gladiatori. Tecnicamente siamo campioni del mondo. Noi siamo campioni del mondo perché altri hanno fatto Karakiri, ci hanno fatti promesse. Abbiamo fatto un campionato ufficiale. Questa sera, essendo qui in veste di non addetto ai lavori, cioè tra coloro che si stanno, tra virgolette, quindi critici cosiddetti. Ecco, io voglio essere l'unico critico sincero. L'Italia andava lasciata lì, giudicata, non cambiare parere dopo Perù, Camerun, eccetera, e Polonia, ai mondiali, fu frutto di un'isteria collettiva che ci portò a stravedere, a strafare, d'accordo. Gli altri hanno strafatto per noi, appunto, alto masochismo brasiliano, ecco. Io voglio dirle questo, hanno intervistato almeno quasi una vice campione d'Europa, insomma, la Juventus, la vice campione delle Coppe dei Campioni. Ma allora quella grande squadra con Facchetti, Bornici, Cera, Rosato, Rivera, Riva, Mazzola, Domenghini,
quella dei vice campioni, cosiddetto. Mi sembra che questo campionato del mondo vinto quest'anno un oltraggio a quella grande squadra italiana. Bene, io vi chiedo scusa con una certa prepotenza, prego. Avrete già capito questa sera chi sono i mattatori della serata. No, volevo dire che tra l'inferno della serie sì. C e il paradiso della serie, cosiddetta serie A, c'è un purgatorio della serie B che si riduce a tre squadre. Noi siamo, e quindi lei ha ragione, sono d'accordo con lei, Rozzi. Io mi ripermetto di disturbarvi. Eviterebbero il limbo, cioè questo purgatorio che non esiste. Non c'è purgatorio, c'è solo inferno. Bene, il paradiso. Oltretutto Amurri e Verdi vi stanno guardando come due marziani scesi sulla terra. Non vedo perché. No. C'è Carmelo Bene che fino adesso non ha parlato, che ha un'opinione mi sembra molto spregiudicata. Devo riparlare vinto. Comunque. Prego. No, sentiamo bene. Sentiamo bene perché tanto sappiamo già cosa vi dire questa notte. No, io dico che tutto ciò è molto bello, io penso anche che Baretti abbia chiarito. In seguito potrete chiarirvi nelle sedie appunto più idonee. Vabbè, è un problema che rappresenta tutto il pubblico sportivo italiano, perché il calcio è proprietà di tutti. Ma io sono d'accordo con lei, le piccole società si troveranno in disagio, a disagio, lo Stato dovrà fare qualcosa, potrebbe rinunciare domani a qualcosa. Niente dallo Stato, che tanto non c'è. Lo Stato fa quello che il proprio dovere, lo sta facendo. Parlavo dello Stato come parlaresti di Dio, ecco, di un'assenza. Ecco. Il CONI c'è però, no? Il CONI potrebbe lasciare un'altra fettina. Alla base si trascura davvero, si trattano di giocatori di calcio, i calciatori dei gladiatori veramente catturati in qualche colonia, non si sa da dove, sballottati di qua e di là. Alla base c'è la libertà assolutamente individuale del calciatore. Ecco, dopo come si potranno arrangiare le cose, è da demandare a zona competente, eccetera. E quindi non sono io il competente. Invece non è richiesta competenza alcuna circa la libertà delle persone, degli individui, ecco. Sbrigatevela come volete, ma lasciate i calciatori in pace, perché sono anche degli uomini, sono anche degli individui, devono morire come tutti noi del resto, e lasciateli vivere e giocare dove e come pare loro. Questo è il fatto. Lei non vedo, è molto canito lei sulla sua. No, alla base c'è questo, però alla base bisogna discutere. Sì, per esempio, no, io sono la cassa integrazione, i fatti, ma no, lo stipendio. Lì hanno torto anche i calciatori, non devono chiedere nessuno stipendio, a mio avviso, devono decidere se vogliono davvero essere liberi in tutti i sensi. Ma questo semmai, d'accordo. Lei non si è intransigente tanto, però stasera la prego, perché per me no, ma per voi è Pasqua. Per il pubblico sì, io rispetto chiaramente le velleità di ognuno, ma dicevo, ci sono altri problemi, gli stadi per esempio, ne vanno ampliati, ecco. E lei, a proposito, mi sovviene qualcosa, lei che è un ampliatore di stadi ormai famoso, ecco, non però ancora famigerato, sarebbe bene forse tirasse fuori qualche bigliettino, qualche cosa. Si parla di precludere, di togliere la libertà ai calciatori, e poi invece gli arbitri possono acquistare poltrone negli stadi. E qui lei forse potrebbe essere stasera davvero. Sì, sono stato io un acquirente. Lei è stato un acquirente? Sono stato un acquirente, dico. Ma tiri fuori qualcosa, ci faccia vedere qualcosa, ha qualche documento? Ma guardi che. Abbiamo le telecamere che ingrandiscono così. E aspettavo la domanda, portare una fattura di acquisto. Forse a beneficio dei tre telespettatori che non sanno di cosa state parlando. Sì, esatto. Il fatto è questo. Il cavaliere Costantino Rozzi costruisce stadi, ovviamente compra seggioline per stadi. E pare che il suo fornitore sia l'arbitro Riccardo Lattanzi. Beh, no, l'arbitro. L'ex arbitro, ma era arbitro quando l'ha commissionata, no, Lattanzi? No, comunque voglio dirle questo. Cos'è quel documento che esibisce? Quando Lattanzi vuole ingrandire questi stadi. Le spiego tutto. Prego. Io ho costruito lo stadio di Benevento nella tribuna coperta. L'amministrazione comunale decise di mettere delle poltroncine per arbitri, no, per spettatori. per spettatori. E in quel caso fu fatta una ricerca di mercato, che poi sono in pochi, mi pare, che poi nemmeno io ho seguito questo. Tra gli arbitri? No, sono in pochi, no, pochi fornitori. Il mercato, la ricerca fu fatta fuori fornitori. Tra la ricerca che la fece pure il comune, nemmeno noi. Sempre. Comunque eravamo noi gli acquirenti, che poi abbiamo rifatturato in comune. Ma vediamo Lattanzi. In comune, aspetti. hanno fretta loro, non io. Sì, c'è calma, no? Allora c'è questa società VGM che praticamente faceva capo ai fratelli Lattanzi. Furono acquistate queste poltroncine, e le dico innanzitutto, non voglio fare un elogio ai fratelli Lattanzi, comunque sono, e lo posso dire ai miei colleghi presidenti, ma parecchi le hanno acquistate pure loro, che sono poltroncine
buonissime e a buonissimo prezzo, perché costa meno di tutto in Italia. Comunque, se poi dopo c'entra Lattanzi... No, ma l'acquirente sia un arbitro, abbia pazienza, allora no, Lattanzi arbitrava. No, voglio dire questo. Adesso è vicepresidente degli arbitri. Non mi pare tanto così normale. Beh, ma Marino questo, non è. No, beh, ma non è, non lo dovete domandare a me. Il calciatore lei invece lo vuole schiavo. Lattanzi invece lo elogiava. Ma no, che elogiava? Io elogio le portoncine di Lattanzi, non elogio Lattanzi. Perché con Lattanzi l'ho litigato qui 50 volte, mi ha squalificato per 6 mesi l'ultima volta. Un pezzo di carta, si può inquadrare. E questa è una fattura emessa dal signor Lattanzi. Si chiama, no, lo, da VGM. VGM è la società di Lattanzi, però. Lattanzi era arbitro, non poteva comprare seggioline negli stadi. Dei fratelli Lattanzi. Dei fratelli Lattanzi. Adesso io, ma dei Lattanzi potrebbe... Uno c'è. Sono tre, erano arbitri, due, ma in quel tempo erano due fratelli. L'amplen. Comunque, senta, voglio dirle questo. Lei invece questa la manda giù, insomma. Perché le acquistano le poltroncine gli arbitri. Ma non mi interessa, io faccio. Ma come un arbitro che acquista 100 poltrone, a quel punto ha già arbitrato la partita, anzi si è fatto un bel calendario, dice, quello stadio l'ho fatto con Rozzi, ho acquistato le poltrone, quasi rigore non c'è. Benissimo. Ma è ovvio. Vabbè, questo purtroppo non è così. Magari, se no avrei acquistato tanto delle poltroncine. Come sempre l'evidenza. Purtroppo l'evidenza di fatto non la l'evidenza non c'è. Magari. Se fosse così avrei fatto stadi per scherzo proprio, non mettendo no. Poltroncini pure in mezzo alle prati. Lei, ma comunque sono al contrario. Lei li fa io stupendamente bene, lei li fa seriamente gli stadi, sì. Ma anche gli arbitri comprano le poltrone seriamente. Le vendono, peggio. Come non li costruisce, credo che sia la rappresentanza. Così questa è da cestinare, insomma. Scusate. Carmelo Bene, da quel grande attore che ha estratto il colpo della platea in extremis nella nostra trasmissione. E io penso che sia bene lasciare la trasmissione così, chiuderla, perché sono stati toccati un po', sia burro a volo di rondine, tutti gli argomenti in discussione. Del resto promettiamo di approfondire sia l'argomento della serie B sia quello del teppismo, non mancheranno le occasioni per la serie B, cosa, speriamo si può dire che manchino scambi. Quelle per il teppismo. Si può dire un'ultima cosa circa la violenza, no? Sì, come no. Una sola cosa, il concetto di tifoso, ecco, ha già in sé, in Fieri, il concetto secondo di teppista. Se qualcuno cessa di essere sportivo, diventa tifoso ed è ammesso nello stadio in quanto tifoso, è già teppista, in nuce, ma è teppista. Si direbbe che il teppista, il tifoso teppista, non è altro che il tifoso spinto agli estremi, cioè il tifoso coerente. Quindi, per eliminare il teppismo, bisognerà eliminare il concetto di tifoso. E soprattutto non farli sedere. Vi divertirete quando io non ci sarò nei prossimi giochi, non pasquali, spero. Ecco. Ma sei invitato fin d'ora, Carmelo, sei invitato fin d'ora. Quando tratteremo di questo problema importantissimo. Sono la identica cosa. Bene, do la parola a Jenny. Prima vorrei sapere da Rozzi di quant'è questa benedetta fattura. Curiosità. Vediamo. L'ultima curiosità. Tutta la velocemente. Milioni. Per favore. Oh, me la date le poltroncine in comunque. Sintesi. D'amico, pensa quanti rigori. 28 milioni più IVA. Comunque le poltroncine ci stanno giù, non è che glielo date senza poltroncine. Va bene, grazie. Grazie. Pubblicità per pubblicità.